dai quaderni di Maria Valtorta, 19 marzo 1944. Un altro insegnamento per quelli che, quasi giunti alla meta, hanno bisogno di compiere gli ultimi sforzi per toccare vittoriosamente la fine della prova. Siate perfetti, ho detto. La perfezione si inizia dalle cose più pesanti e si compie con le più leggere. Si inizia domando la carne, si compie emendando il pensiero da quelle idee che non sono peccato, ma che hanno in sé tara di una ingiustizia mentale non gradita a Dio. Compatita da Dio, che ha misericordia, ma non gradita. Ora, perché voler venire a me con la veste non bruttata da macchie, ma non fresca e intatta come quella di un giglio che si è deterso dalla polvere con la rugiada del mattino? Io sono la vostra rugiada e mi effondo per levarvi anche le più lievi appannature di umanità e di errore ed imperlarvi della mia grazia per farvi gioielli del trono del Padre. Vi ho dato il mio amore e il mio sangue, vi ho dato la mia parola e il mio corpo, ma voglio darvi più che la parola, voglio darvi il mio pensiero. Che cos'è il pensiero? È l'anima della parola. Quando due si amano, non si accontentano di dirsi le parole necessarie, ma si comunicano anche gli intimi pensieri. Oh gioia, poter dire a chi ci ama quello che come lampo, come musica, come palpito, ferve nella mente, per questo fervere ci distingue dai bruti, i cui moti mentali si limitano ai bisogni rudimentari del vivere. L'uomo pensa e dal pensiero trae capolavori di arte, di genio, di bellezza. L'uomo pensa e in questo suo pensare ha un intimo amico che empie di compagnia anche la solitudine del romito. Il pensiero dell'uomo spazia, spirituale come per tutto l'universo, si sprofonda nel rammentare gli evi lontani, si immerge nella previsione dei tempi a venire, studia e contempla e medita le mirabili opere di Dio nel creato, riflette sui misteri degli uomini. Ogni uomo un mistero chiuso in veste mortale, luminoso o buio a seconda del suo animo santo o satanico, mistero noto a Dio solo, a cui nulla è ignoto. E l'uomo dalla contemplazione delle cose degli uomini sale alle contemplazioni di Dio, come aquila che rapida saetta da una valle i suoi picchi e da questi ascende più alto a spaziare nel cielo, a salire verso il sole, a cercare le stelle. Così il pensiero umano può salire, spaziare, immergersi nella purità splendente di Dio, dopo aver meditato sulla capacità umana, alla immensità divina, dopo aver riflettuto alla relatività umana, sull'eternità divina, dopo aver contemplato la labilità umana, alla perfezione, dopo aver guardato senza superbia che acceca l'umana imperfezione. Ebbene, come è dolce comunicare a chi si ama questo nostro pensiero, le luci di esso offerte come gemme ai più cari. È l'amore dell'amore, il più puro, il più eletto. Io voglio darvi il mio pensiero, farvi comprendere il pensiero celato nella parola. È come se vi prendessi e vi mettessi nella mia mente, vi facessi conoscere i tesori chiusi in essa, per farvi sempre più simili a me e perciò più graditi al Padre mio e vostro. Nel Vangelo di Giovanni, possessore perfetto del pensiero del Verbo di Dio fatto carne, del pensiero del suo Gesù, maestro e amico, è detta una frase. Ora disse questo per significare con quale morte avrebbe reso gloria a Dio. Con quale morte avrebbe reso gloria a Dio?
Figli, tutte le morti sono gloria resa a Dio quando sono accettate e subite con santità. Lungi da voi la anche santa invidia di questa o quella morte, lungi la misurazione umana del valore di questa o di quella morte. La morte è una volontà di Dio che si compie, anche se l'esecutore di essa è un uomo feroce che si rende arbitro dei destini altrui per la sua adesione a Satana e ne diviene strumento per tormentare i suoi simili ed assassino dei medesimi, maledetto da me. La morte è però sempre l'estrema obbedienza a Dio che ha combinato la morte all'uomo per il peccato. Conoscete tante indulgenze e vi sono anime piccine, non piccole, piccine, le quali nella loro religione ristretta e affasciata dalle pratiche come una mummia fra le tenebre di un ipogeo fanno la somma giornaliera di quanti giorni di indulgenza acquistano con questa e quella preghiera. Le indulgenze ci sono perché ne godiate nella vita futura, è vero, ma fate luce, date ala alla vostra anima e alla vostra religione, sono cose celesti, non fatene delle schiave imprigionate in buia carcere. Luce, luce, ala, ala, alzatevi, amate, pregate per amare, siate buoni per amare, vivete per amare. Due sono le più grandi indulgenze, plenarie, e vengono direttamente da Dio, da me, Pontefice Eterno, quella dell'amore, che copre la moltitudine dei peccati, li distrugge nel suo fuoco, che ama con tutte le sue forze, consuma di attimo in attimo le sue umane imperfezioni. Più di imperfezioni non fa chi ama. La seconda plenaria indulgenza, data da Dio, è quella di una morte rassegnata, quale che sia il genere di essa, di una morte volenterosa di fare l'estrema obbedienza a Dio. La morte è sempre un calvario, grande o piccino, è sempre calvario ed è sempre grande, anche se all'apparenza non ha nulla che la faccia apparire tale, perché è proporzionata da Dio alle forze di ognuno. Parlo qui ovviamente dei figli miei, non di quelli che sono figli di Satana. Alle forze che Dio aumenta a misura della morte che è destino della sua creatura, ed è grande perché si è compiuta santamente, assume la grandezza di ciò che è santo. Ogni morte dunque santa è gloria resa a Dio. Com'è bello vedere la rosa aprirsi sul suo stelo. Eccola, è chiusa come il rubino nel suo castone di smeraldo, ma schiude le lanime del castone e come bocca che si apre al sorriso disserra i petali porporini. Risponde col suo sorriso di seta al bacio del sole, si apre, è una aureola di velluto vivo intorno all'oro dei pistilli, canta col suo calore e col suo profumo la gloria di chi l'ha creata, e poi a sera si piega stanca e muore con più vivo profumare, che è la sua estrema lode al Signore. Com'è bello udire nei boschi a sera il coro degli uccelli, che prima di mettersi al riposo cantano con tutti i trilli delle loro gole l'orazione di lode al Padre che li ha nutriti. Sembra che il loro cada, ma vi è sempre il più innamorato che lancia un nuovo trillo e incita gli altri a seguirlo, poiché il sole ancora non è caduto. E la luce è cosa tanto bella che si deve salutarla perché essa li ami e torni al mattino, poiché ancora il buon Dio permette si veda un chicco sparso al suolo, un moscerino sperduto, un bioccolo di lana da portare ai piccini o da dare al piccolo gozzo che il buon Signore sfama. E il coro continua, sicché la luce muore, e i riconoscenti si raccolgono sul ramo, pallottoline di tepore, che hanno ancora un piccolio sotto le piume per dire «Grazie, o mio creatore!». La notte del giusto è come quella della rosa, è come il sonno dell'uccello, dolce, bella, gradita al Signore. Nell'arena di un circo o nel buio di un carcere, fra gli affetti familiari o nella solitudine di chi è senza nessuno, rapida o lunga di tormenti, essa è sempre, sempre, sempre gloria resa a Dio. Accettatela con pace, desideratela con pace.
compitela con pace. La mia pace permanga in voi. Anche in questa prova, in questo desiderio, in questa consumazione, abbiate già la mia pace eterna in voi, sin da ora, e per questa estrema cosa. Pensate che la morte cruenta di un'agata non differisce per me da quella di una lituina, e quella di una Teresa Martin da quella di un Domenico di Guzmán, quella di un Tommaso Moro da quella di un Contardo Ferrini. Colui che fa la volontà del Padre mio, io l'ho detto, è beato. Beato, io ho detto, è fratello e sorella e madre mia. Io ho detto questo, perché io ho reso a Dio, mio Padre, gloria, facendo la sua volontà nella vita e nella morte. Imitate dunque il Maestro vostro, ed io vi chiamerò fratelli e sorelle mie. Bene, qualche breve commento a questo brano, fondamentalmente due riflessioni, una sul pensare, sul pensiero, ed una sulla morte, che sono poi gli argomenti che Gesù ha trattato in questo brano, preceduti da un breve panegirico sulla perfezione. La santità consiste nella perfezione, e noi tutti quanti, se aspiriamo alla santità, dobbiamo tendere alla perfezione. Gesù ricorda una cosa che tutti quanti i maestri di spirito hanno sempre insegnato, anche io tantissime volte ne ho parlato, cioè che la perfezione comincia dalla fine dei peccati impuri. Quella è la prima cosa. Un'anima si comincia a convertire quando lascia l'impurità. Poi certamente non è finito lì, come Gesù spiega. Si deve raggiungere la perfezione di tutte le virtù cristiane. A proposito del pensare, Gesù dice l'uomo pensa, ma l'uomo deve pensare. E se non pensiamo, anche questa è una cosa che spesso ho detto anche più giovani, la prima cosa che Gesù ci dirà dall'altra parte, prima di chiederci cosa abbiamo fatto, ma è se abbiamo pensato. L'uomo non vuole pensare, o vuole delegare ad altri le proprie scelte, e invece noi dobbiamo pensare, e bene, a quello che facciamo, nel piccolo come nel grande, e imparare a farlo se lo facciamo poco o male. Gesù promette alle anime amanti: io darò il mio pensiero. Questo non deve stupire, c'è un passo di una lettera di San Paolo che dice: ora noi abbiamo il pensiero di Cristo, in greco è il nous di Cristo. Il pensiero di Cristo vuol dire l'intelletto stesso suo, proprio come diceva lui, no? È come se vi prendessi e vi mettessi nella mia mente e vi facessi conoscere i tesori chiusi in essa. Questo il Signore lo vuole e lo può fare. E poi il discorso su Sorella Morte, che ci introduce, ecco, siamo alle porte del mese di novembre, come tutti sappiamo, dedicata ai defunti, oggi è il 30 di ottobre. Attenzione che Gesù parla di due indulgenze plenarie, la seconda è indulgenza plenaria, di cui per esempio ha parlato molto chiaramente nei suoi scritti Sant'Alfonso Maria de Liguori, che ha anche scritto un'operetta che si chiama L'apparecchio alla morte, dove insegna anche l'esercizio della buona morte, che sarebbe un'ottima cosa da fare nel mese di novembre. Adesso vedremo brevemente che cos'è. Le indulgenze plenarie sono quella dell'amore: chi ama se ne va dritto dritto in paradiso. Ma attenzione, chi ama Dio anzitutto, qui c'è il Vangelo di questa domenica, chi compie con perfezione il primo comandamento: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Oppure, indulgenza plenaria, dice Gesù, oppure, ecco qua, accettare la morte che il Signore ci prepara, viverla così come Lui vuole che la viviamo, nel tempo che Lui viviamo, nel modo che Lui stabilirà, nella forma, nelle circostanze.
Sant'Alfonso Maria de Liguori diceva questo qui: se uno vive la morte come atto di offerta a Dio, cioè quando è prossimo a morire, dice: Signore mio, bene, questa è probabilmente la morte che hai pensato per me, bene, io ti offro il sacrificio della mia vita, se è arrivato il momento, eccoti la mia vita, prendila tranquillamente, e c'è da soffrire, soffriremo, non c'è da soffrire, ti ringrazio, all'età che Dio vuole, come Dio vuole, quando Dio vuole, nella forma che Dio vuole, scannati dai boia, va benissimo, circondati dall'affetto dei familiari, va benissimo lo stesso. L'esercizio della buona morte, e poi concludiamo la meditazione che insegna Sant'Alfonso, consiste proprio in questo, è un esercizio spirituale, è una forma di preghiera, e consiste nel fare una meditazione, pensare alla propria morte e dire ora per allora al Signore durante la preghiera: bene Signore mio, io fin da adesso ti dico Amen, al giorno della mia morte, al momento in cui morirò, dico Amen al modo con cui tu hai pensato di chiamarmi a te da questo mondo, al tempo non ho assolutamente nulla da obiettare né da ridire, se non da dire un grandissimo fiat, perché la morte che hai pensato per me sarà perfezione assoluta, e stop. Anche Sant'Alfonso diceva questo qui, chi accetta la morte facendo l'esercizio del sacrificio della vita, quindi offrendosi al Signore, accettando la morte che sta per arrivare così come Dio la manda, lui diceva non si farà neanche un secondo di purgatorio. Diceva lui. È chiaro che per arrivare a questo ci vuole una vita di grazia e di comunione con Gesù, come abbiamo ampiamente meditato durante i misteri del Rosario. Quindi una santa vita a tutti.